Pistoia decisamente è la sorpresa dell'anno. Ambire uno scudetto, lo dicevo ieri in un'intervista, è difficile per Pistoia così come per Napoli, però questa è un'opportunità, un'occasione, essendo partite secche, di poter, come dicevo prima, vincere un trofeo importante. Non sorpreso, perché comunque è stata programmata con serietà la strutturazione della squadra per questo nuovo approccio, la società ha mostrato di essere pronta per questo salto di categoria, il mio Nicola non ha bisogno di mie parole per dimostrare nella sua carriera la sua grande qualità. E faccio un po' il tifo per Pistoia, nel senso che rivedo quella finale, rivedo il grande equilibrio di quella finale, e chiaramente vedere quanto bene sta facendo Pistoia rende un po' meno amara la nostra sconfitta dell'anno scorso, ed è andata una squadra che ha dimostrato di meritarlo anche a posteriori su campi più importanti come quelli della 1. Ci saranno anche le Final Four, Fabo presente, quindi la provincia di Pistoia in questo momento sta andando molto bene. Fabo che può lottarsela sia lì sia per il campionato. Beh, la Fabo è una grande squadra, è un campionato di Serie B, è bellissimo, ci sono tante squadre importanti, io sarò a vedere la semifinale Fabo contro Roseto, che ho giocato anche Roseto, quindi il campionato di DLB è bellissimo, quindi tutti a Roma, poi vedere quest'altra Final Eight, perché c'è anche la Lega 2 di pallacanestro. In attesa di un bel derby in A1? In attesa, ritornare ai vecchi derby, pistoiesi e montecatinesi sanno cosa vuol dire vecchi derby, chissà che in un futuro prossimo non possa essercene un altro. I palazzetti stanno tornando davvero pieni, un basket italiano che sta crescendo. Sta crescendo anche da un punto di vista di visibilità, di contenuti, speriamo che possa crescere poi anche da un punto di vista di strutture. Pistoia, il vostro è bellissimo, è molto caldo, però ce ne sono altri, guardando anche quello di stasera viene un po' rimpianto a pensare che non c'è una squadra di Serie A che possa utilizzarlo per le sue partite di campionato, magari aspettando Torino, però piacerebbe vedere degli impianti magari non così grandi ma efficienti anche in altre parti d'Italia dove c'è la passione della pallacanestro.